Il 3 settembre sono uscito di casa alle 4 del mattino per recarmi a Pesaro da Scavolini. È stato un viaggio infinito. Tra l'altro il treno aveva un'ora di ritardo, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono stato invitato da Scavolini per la presentazione della seconda parte del concorso, ma soprattutto per la visita in fabbrica e la visita dello showroom. La giornata è iniziata benissimo. Eravamo in 20, siamo 20 finalisti, e ci hanno portato subito a vedere la fabbrica. La fabbrica è incredibilmente grande, automatizzata, ci sono dei magazzini infiniti. Ed è stato molto interessante vedere come le cucine vengono prodotte tutte là, come ogni cosa venga personalizzata per quello specifico progetto e di quante persone ci lavorano dietro. Abbiamo fatto la pausa pranzo nella mensa aziendale, c'era questa bellissima tavolata che ci hanno preparato e io mi sono seduto fra Federica ed Elisabetta del Goloso Mangiar Sano. Abbiamo avuto modo di conoscerci, di chiacchierare, di mangiare insieme, di parlare di qualunque cosa, e vi garantisco che queste due ragazze sono in gambissima, simpaticissime, e non vedo l'ora di poter fare qualcosa insieme a loro. E qua Federica mi ha riappoggiato il piatto del dessert perché mi ero dimenticato di riprendere quando l'aveva portato la cameriera. Quindi grazie Federica. Momento sonno. Qui siamo arrivati allo showroom dove ci hanno presentato la seconda parte del concorso e dove abbiamo visitato tutta la collezione di cucine, bagni, soggiorni. C'era da stare male, ma veramente. Cioè, sarebbe bellissimo poter utilizzare una cucina così diversa per ogni videoricetta, credetemi. Dei materiali, delle esposizioni bellissime, gli accessori. Io mi sono divertito tantissimo e ho anche un pochino sognato ad occhi aperti. Allora, siamo qui a Scavolini e in questa occasione inauguriamo una tipologia di video, ovvero il tour della casa. Questa, tu ti sei appena trasferita. Esatto. E quindi siamo a casa di Elisabetta. E vi faccio vedere come ho arredato. Esatto. Lei in pratica ha detto che ha solo cambiato un po' le cose sui muri, però sono arrivato bene e trovato lì. Sì, poi ci ho preso la mano e sono andata giù con un budget limitatissimo. Tanto fai da te. La mia giornata è finita così, con tante belle risate, tante nuove conoscenze, delle bellissime sfide che mi aspettano per il concorso. Ho fatto altre serie di viaggi per tornare a casa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!